una in piazzetta del Mozzato e una all'inizio di via Sant'Antonino. Perché mi dispiace? Perché in realtà erano già previste. Il sindaco Mario Conte, come promesso, a distanza di pochi giorni dal raid di furti che ha interessato 15 automobili parcheggiate lungo via Colonna, arriva in quartiere con i progetti di 3 telecamere già passati per il comitato Ordine e Sicurezza Pubblico e pronte per essere installate. Spesa totale 20.000 euro. Progetto già in essere, dunque, ancora prima che la cronaca portasse l'attenzione su quell'area. Eccole nella mappa. Saranno installate in via Morosini, in strada del Mozzato e in questo punto di via Sant'Antonino. Sono venuto a rassicurare personalmente i cittadini, a ringraziarli anche perché ovviamente presi dal dispiacere dell'episodio, comunque sono stati costruttivi e disponibili al dialogo con l'amministrazione. Sull'episodio isolato, le forze dell'ordine stanno restringendo il cerchio. Intanto i sospetti portano ad un'unica persona. Poteva capitare qui come in altre zone della città, quindi non è un problema di sicurezza sicuramente né in questa né in altre zone, però purtroppo succedono e dobbiamo cercare di fare tutte le indagini possibili e mettere nelle condizioni le forze di polizia di avere nuovi occhi elettronici per poter colpire i colpevoli. Soddisfatti i residenti che hanno rilanciato oggi al primo cittadino anche i problemi legati allo spaccio in quartiere Mozzato. Ci sono tantissimi negozi chiusi, anche se vengono aperti ci sarebbe più giro di gente che sulle strade. Porta benessere. Difendono invece la multiculturalità degli esercizi del quartiere, sottolineando con forza come non abbia mai rappresentato un problema. Non ci sono mai state segnalazioni in merito a questo. Piuttosto va bene le questioni qualche volte dello spaccio, del fatto che il contadino non sempre raccoglie o pulisce, o c'è chi lascia magari dei rifiuti in giro, qualche persona che altri generi di disturbi eventualmente, ma non inerenti alla presenza di negozi appunto gestiti da stranieri, assolutamente no.